alla sua guida, con prestigio internazionale, passione civile ed equilibrio di una tra le maggiori strutture di ricerca scientifiche italiane, protesa sul Mediterraneo. Grazie, grazie, sono onorato di questo riconoscimento che ritiro a nome dell'ente, ovvero di tutti i ricercatori che lavorano nella cornice meravigliosa di Villa Comunale. Anche la stazione zoologica, rappresentata dal presidente Roberto Danovaro, tra i vincitori della seconda edizione del premio internazionale Posillipo Cultura del Mare, evento nato allo scopo di sensibilizzare gli enti e la società napoletana e campana alla valorizzazione della risorsa mare nei suoi molteplici aspetti. L'iniziativa si è tenuta con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, dell'Istituto di Cultura Meridionale, della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, in collaborazione con la Fondazione Cultura Innovazione. E ha visto tra i premiati Rosalba Giugni, presidente Associazione Mare Vivo, lo scrittore Maurizio De Giovanni e la conduttrice di Linea Blu, Donatella Bianchi, che oltre a celebrare la bellezza naturalistica della nostra città, ha confermato che nel suo programma in Rai continuerà a parlare e raccontare del Golfo di Napoli.